Allora ragazzi, da quando ho aperto il canale sicuramente fra i video più visti ci sono quelli che riguardano la protezione degli oggetti in legno all'esterno. Ho fatto davvero molti video su questo argomento, li trovate linkati sia in descrizione che qui sopra. Oggi però voglio fare un video in cui vi do due metodi sicuri per proteggere tutto quello che è all'esterno in legno, qualche trucco e qualche segreto e un metodo che vi eviterà tutte queste prime operazioni che andrò a dirvi per almeno 8 anni. 8 anni. Sigla. Allora, la prima cosa da fare è sempre e solo una: portare a legno il nostro oggetto, che sia una sedia, che sia un tavolo, che sia un infisso. Ovviamente se l'infisso è nuovo e vergine questo problema non c'è, altrimenti dobbiamo evitare che i prodotti che c'erano prima su questo oggetto possano interferire con quello che andremo a fare. Il primo metodo che vado a illustrarvi prevede l'utilizzo di due prodotti. Il primo è questo ed è un impregnante. Allora, l'impregnante cosa fa? Faccio un super riassunto. L'impregnante impregna il legno di sostanze chimiche che vanno a proteggerlo. La finitura gioca un ruolo molto importante e lo vedremo. In ogni caso, l'impregnante è quello che va sempre dato. Non si può prendere un infisso o un mobile da esterno e dargli unicamente la finitura. Il consiglio che vi ho già dato anche in altri video è quello di dare una prima mano al nostro oggetto di impregnante colorato. Perché? Perché questi pigmenti vanno ad aumentare la protezione verso, ad esempio, i raggi UV. Comunque, se volete darlo colorato, potete darlo. Se volete darlo trasparente, potete darlo anche trasparente. Dovete darne almeno due mani. Siccome stiamo parlando di oggetti che utilizzano l'acqua per trasferire le sostanze chimiche all'interno fino al nostro oggetto, sappiate che l'acqua a contatto con il legno fa alzare il cosiddetto pelo, per cui questo pelo va carteggiato. Quindi prima mano di impregnante, carteggiatura, seconda mano di impregnante. Quale grana utilizzare per carteggiare? Questa è un'altra domanda che mi avete fatto. Allora, io consiglio di non andare oltre la 240. La 240 è l'ultima delle grane che permette di togliere graffi o cose molto appariscenti, per cui se non avete di questi problemi con la 240 otterrete già un'ottima finitura. Al massimo 320, non serve andare oltre, quindi non portate a specchio il vostro oggetto perché non serve davvero, anzi a volte impasta il tutto e poi non permette ad esempio alla seconda mano di impregnante di fare il proprio lavoro. Primo piccolo segreto che vi dico: quando voi andate a dare la seconda mano di impregnante e andrete a carteggiare, voi state iniziando una piccola fase di ossidazione superficiale. È assolutamente impercettibile. Ma se superate le 4 ore tra questa carteggiatura e la mano di finitura che andrete a dare successivamente, questa ossidazione verrà intrappolata fra i due elementi, impregnante, ossidazione e finitura. Questa ossidazione, seppur impercettibile, aumenterà le probabilità che la vostra finitura poi si sfogli. Quindi mai superare le 4 ore tra la carteggiata finale all'impregnante e la finitura. Mi raccomando. La finitura che di solito utilizzo io è questa, è una finitura cerata. Questa non è una finitura effetto cera, è una finitura con della cera dentro. Ho fatto proprio un video apposta per farvi vedere la differenza e la viscosità che ha questa finitura. Per cui, oltre agli additivi ovviamente chimici che ci sono all'interno e che faranno sì che il nostro oggetto venga protetto, c'è anche un'ottima finitura proprio cerata, cerata veramente. E adesso sfatiamo un altro mito: quante mani di finitura devo dare? Più ne do meglio è. Sbagliato ragazzi, sbagliatissimo, perché tra una mano di finitura e l'altra possono succedere diverse cose. Noi aumentiamo la probabilità di creare una condizione per cui la nostra finitura poi vada a creparsi e con il tempo a sfogliare sul nostro oggetto. La finitura va data teoricamente in un'unica mano, bendata in tutti i punti del nostro oggetto. Se noi andiamo a darne più di una mano, dobbiamo essere certi che l'asciugatura della prima mano sia perfetta e che non ci sia troppa umidità presente nell'ambiente. Questo perché? Perché questa umidità potrebbe rimanere intrappolata tra uno strato di finitura e l'altro.
Questa umidità vi porterà proprio alla sfogliazione o esfoliazione, come si dice, non mi ricordo, del nostro manufatto, perché andrà a interrompere i legami chimici e a cristallizzare la finitura fino appunto a spaccarla. Quindi, riassumendo questo primo metodo, abbiamo visto che bastano tre mani intervallate dalle giuste tempistiche e date nel giusto modo. Ricordatevi che la finitura poi non andrà carteggiata. Queste finiture sono assolutamente autolivellanti, per cui non avrete né i segni del pennello né i segni del rullo, per cui potete stare tranquilli che una volta data il vostro manufatto sarà pronto. Il secondo metodo che vi mostro prevede l'utilizzo di un solo prodotto, e cioè questo, un impregnante cerato all'acqua, il classico 2-in-1. La domanda sorge spontanea: come fa a fare il lavoro della finitura cerata e anche il lavoro dell'impregnante? Beh, allora viene da sé che il consiglio per un lavoro perfetto ad hoc è quello di utilizzare il primo metodo, quindi con i due prodotti separati, ma con questo riuscite comunque ad ottenere un'ottima protezione e il vostro oggetto sarà sicuramente protetto. Il gap è veramente poco. Quello che ci porta ad utilizzare un prodotto come questo è ad esempio il risparmio, perché andiamo a comprare un prodotto solo invece che due, e i tempi di lavorazione. Dicevamo, come fa a svolgere ambedue le cose? Semplicemente ci sono degli additivi che aumentano la viscosità. Il nostro impregnante, come avete visto, è molto molto liquido perché deve penetrare all'interno del legno, mentre invece la finitura è molto viscosa perché deve rimanere in superficie. Questo prodotto è una via di mezzo, per cui ha la giusta viscosità per far penetrare gli agenti impregnanti e per far rimanere in superficie la finitura cerata. Come si applica questo prodotto? Beh, allora, se ne danno due mani, bastano e avanzano, e l'importante è non superare le due ore tra una mano e l'altra, altrimenti a quel punto andiamo incontro ai problemi che abbiamo visto prima con la finitura, quindi intrappolare fra uno strato e l'altro additivi che poi vadano a cristallizzare la nostra finitura e a far sì che col tempo si sfogli. Fra una mano e l'altra, pur avendo uno strato di finitura cerato, una piccola carteggiatura si può dare, perché comunque rimane il fatto che sono prodotti a base acqua. Ricordatevi che l'acqua comunque è solo il tramite tra i prodotti chimici e il nostro oggetto, per cui ci vuole in ogni caso la maschera nel caso in cui andiamo a fare questo lavoro. E dicevo, una piccola carteggiata si può dare. Anche lì non esagerate con le grane, non serve a nulla, arrivate al massimo a una 2,40-3,20. E veniamo finalmente al momento più critico di tutti, e cioè: quando devo rimettere mano al mio oggetto per rinnovare la protezione e come devo farlo? Allora, solitamente è di uso comune aspettare che l'oggetto stia praticamente cadendo a pezzi. Allora, in quel momento ci accorgiamo che forse bisogna fare qualcosa. Nella più rosea delle ipotesi cominciamo a vedere delle piccole sfogliature o delle piccole crepe sul nostro oggetto, e anche lì ci si accende un campanello. Però è già troppo tardi in quel momento. Quindi vi do un paio di regole e un prodotto per evitare che questa cosa succeda. Partiamo dal capire perché succede. Allora, sappiate che gli agenti atmosferici esterni l'avranno sempre vinta sulle cose che noi mettiamo all'esterno in legno. Per quanto noi le proteggiamo, col tempo alla fine vinceranno loro. È una cosa tragica, ma è così. Quindi noi dobbiamo uniformare la protezione, che in alcuni punti sarà rimasta intatta e in altri ci saranno appunto queste micro crepe, che ovviamente ad occhio nudo non vedremo finché purtroppo non sarà troppo tardi. Come possiamo farlo? Lo possiamo fare con questo olio restauratore qua. In verità non è un olio vero e proprio, è ovviamente un prodotto chimico che va appunto a risaldare quei piccoli punti in cui la microcristallizzazione sta avanzando, riportando allo stato iniziale di protezione il nostro manufatto. Quando va fatta questa operazione? Va fatta due volte l'anno ed è davvero molto molto semplice, niente a che vedere con le operazioni che abbiamo fatto inizialmente per proteggere il nostro oggetto. Come dicevo, va fatto due volte l'anno, quindi maggio-giugno prima dell'estate e settembre-ottobre prima dell'inverno. Come va fatta questa operazione? Si spolvera per bene l'oggetto, dopodiché si prende uno straccio, si imbeve di olio restauratore e lo si passa in un'unica mano su tutto il nostro oggetto. Capite che la lavorazione è molto molto rapida e ci permette di arrivare fino a 8 anni garantiti di protezione del nostro oggetto. Allora, perché proprio 8 anni? È un test che viene fatto da una macchina che porta l'oggetto trattato, come abbiamo visto, con l'olio restauratore da meno 50 a più 50 gradi per 100 volte al giorno. Questo simula l'invecchiamento dell'oggetto. Ovviamente
arrivati allo step in cui bisognerebbe ridare l'olio restauratore, quindi dopo 6 mesi, quindi prima dell'estate e prima dell'inverno, si ferma la macchina, si dà l'olio restauratore e si fa ripartire il ciclo. In questo modo si è visto che si arriva fino a 8 anni senza avere la necessità di rifare tutto il procedimento iniziale. Beh, direi molto molto buono. Bene, ultima cosa su cui voglio fare chiarezza sono i prodotti chiamati gel, ok? Quindi quando nell'etichetta trovate scritto gel. Allora, alcuni di voi non sanno assolutamente cosa voglio dire, alcuni lo immaginano, facciamo appunto chiarezza. Allora, un oggetto come questo, quindi impregnante gel, effetto cerato all'acqua, quindi questo è il classico 2-in-1 gel. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha delle proprietà tixotropiche. Parolone per dire che effettivamente se viene dato su pareti verticali o anche sul soffitto, lui non cola. Per cui se stiamo trattando un oggetto che abbiamo a banco, non ci serve prendere una cosa di questo tipo, ma se stiamo andando a lavorare magari su delle pareti in legno, ecco che forse, anzi su dei soffitti, forse il prodotto indicato è proprio quello gel, perché con queste proprietà evita appunto di colare e di farvi impazzire dietro ad un lavoro che potrebbe essere molto molto semplice. Bene, io vi invito ad andare a dare un'occhiata alla playlist che vi ho nominato all'inizio, quella che riguarda appunto proteggere e pitturare il legno, per cui lì si parla anche di smalti, di oli, di prodotti naturali, si parla un po' di tutto, quindi andate a darci un'occhiata, ma soprattutto ci sono degli approfondimenti su alcune cose che abbiamo visto, ad esempio sull'effetto cerato o meno, ricordo appunto di aver fatto un video proprio esattamente su quello. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine, nel momento in cui andrà in onda questo video saremo proprio nel periodo giusto per andare a trattare i nostri mobili da esterno, quindi mi raccomando non battere la fiacca, prendi il lavoro di petto e portalo a termine. Dal vostro White Ghost di quartiere è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!